Ciao, io sono Aldo Napolitano, ho uno studio odontoiatrico in Puglia, in Bari esattamente, e ho sempre avuto grosse difficoltà organizzative di struttura interna dello studio per quanto riguarda la gestione dei consulenti, la gestione dei dipendenti e tutto quello che è imprenditoriale all'interno dello studio. Dal punto di vista clinico non abbiamo grossi problemi, sostanzialmente siamo un gruppo di 8 persone al momento, di cui 4 clinici, però abbiamo grossissime lacune imprenditoriali, quindi abbiamo grossissimo disavanzo economico nei confronti dei pazienti, abbiamo grossissimi problemi organizzativi delle agende, grossissimi problemi di richiamo dei pazienti con buchi che si generano nelle agende, soprattutto dell'igienista, che dovrebbe essere un po' il cuore dello studio, però tutto questo non funziona. Cosa possiamo fare a riguardo? Non lo so ancora, cioè, lo sto imparando durante questo corso in parte. Qualcosa avevo già letto per quanto riguarda la gestione imprenditoriale dello studio di Dental Lead. Nel libro Il dente avvelenato, sicuramente mi ha aperto un pochettino la mente, molte cose le ritrovo nel corso che stiamo affrontando in questi giorni. Cercheremo di applicare questa roba qui, soprattutto con la segreteria, che a quanto pare è il cuore pulsante dello studio. Quindi cercheremo sicuramente di fare prime visite più accurate dal punto di vista soprattutto economico. Perché dal punto di vista clinico sono già accurate, però spesso ci pieghiamo a quelle che sono le volontà del paziente di fare una parte o qualcosina o solo l'urgenza per poi vedere se in futuro si farà qualche altra cosa. Cerchiamo di evitare queste situazioni e spingeremo sui pagamenti anticipati. Qualcosina avevamo già cominciato con il Pago Light e qualche finanziamento, però non siamo skillati, non siamo aggressivi, usiamo questo termine un po' brutto. Clinicamente, odontoiatricamente, però la realtà è quella, bisogna dare degli ordini e delle direzioni ai pazienti, altrimenti comandano loro nel tuo studio.